minuto e mezzo di appello. Cominciamo da Marco Donati. Beh, io spero che i cittadini decidano di votare questa riforma costituzionale, dato che da anni si parla di un cambiamento necessario nel nostro paese per superare finalmente il bicameralismo, semplicemente per finalmente dare maggioranza stabile a un paese che ha bisogno di una democrazia un pochino più decidente e soprattutto avere la possibilità di eliminare la contrapposizione tra Stato e Regioni che ha generato conflitti di attribuzione tra Corte Costituzionale e lo Stato, generando a cascata molte difficoltà soprattutto per il settore dell'impresa e infine per modificare gli strumenti di partecipazione diretta alla vita dei cittadini attraverso una riforma del quorum che consentirà probabilmente finalmente di raggiungere di fare in modo che il referendum raggiunga il quorum necessario a poter mettere in campo campagne referendarie abrogative e sostenere anche proposte di legge di iniziativa popolare che i cittadini potranno finalmente presentare con 150.000 firme ed essere in qualche modo oggetto di dibattito da parte della Camera. Quindi democrazia partecipativa, sistema dell'autonomia attraverso il nuovo Senato, fine del bicameralismo e della politica che non riesce a decidere e finalmente un paese più moderno. Fausto Tenti, perché votare no? Perché votare no? Perché le regole del gioco si cambiano tutti insieme. Come la Costituente ci insegna, ci vuole almeno una maggioranza schiacciante per poter modificare le regole del gioco, perché si sa chi c'è ora e non si sa chi può venire dopo. Mi viene da pensare anche che questo bicameralismo è un bicameralismo che rimane pasticciato, i procedimenti legislativi aggravano la situazione, diciamo così, dei ritardi con i quali vengono portati avanti gli obiettivi che i governi si vogliono dare. Sulla partecipazione popolare l'assist è spettacolare, perché le firme per raccogliere e per presentare una legge di iniziativa popolare passano da 50.000 a 150.000, quindi si complica. I cittadini più stanno lontani dalla politica e meglio è per chi governa. C'è scritto che dopo saranno stabiliti dei tempi per trattarli, ma si rimanda a regolamenti parlamentari, cioè a dopo, molto dopo. Per quanto riguarda il referendum propositivo di indirizzo, la stessa cosa, ne viene parlato, è un'enunciazione, ma in realtà non si è fatto niente. Peraltro poi le leggi di iniziativa popolare quasi mai arrivano già da prima, insomma. Quindi soprattutto oggi. Oggi proprio non arrivano proprio mai. Obbligata la Camera. Allora, l'ultima domanda, riparto da Tenti. Non abbiamo, siete stati bravi, nel senso che Renzi l'ho nominato solo io di sfuggita, quindi abbiamo parlato di contenuti e questo ci fa piacere perché è su quello che poi si dovrebbe votare, no? E, però che succede? Vogliamo fare una previsione? 5 dicembre, cioè il giorno dopo? 5 dicembre, dal mio punto di vista Renzi deve continuare a fare il Presidente del Consiglio, perché questo comunque è un referendum che riguarda la Costituzione, non c'entra niente il governo, secondo me, questo è il mio parere, sempre detto. Marco Donati? Beh, questa è una, come dire, riforma che nasce con una legislatura che si era impegnata a proseguire per completare un percorso di riforma. Una riforma è un fattore politico talmente di rilievo che è normale pensare che nel momento in cui domenica non dovesse esserci un risultato positivo si possa ripensare a questa legislatura e questa legislatura possa in qualche modo lasciare il passo alle urne. Sicuramente quello che penso io è che governi pasticciati o governi tecnici non sono quello di cui ha bisogno il Paese e spero non siano nella mente di qualcuno, perché ne abbiamo già, credo, avuti troppi e non è il momento di proseguire con percorsi politici di questo tipo. Io credo che ci voglia, come ho detto prima, una riforma che vada veramente come dire, incontro agli interessi dell'Italia. E l'unica riforma, secondo me, che deve essere fatta per l'Italia è una repubblica presidenziale, con il dimezzamento dei parlamentari e un tetto agli stipendi. Si parlava tanto prima, la senatrice Mattesini si vantava anche dei risparmi, è una goccia nel mare. Il vero risparmio si fa dimezzando veramente i parlamentari, un tetto agli stipendi e soprattutto facendo scegliere il Presidente della Repubblica, perché la Repubblica Presidenziale si sceglie il Presidente della Repubblica, B, scegliendo i parlamentari. Quindi questo secondo me è quello che potrà riavvicinare e secondo me, se ci sono uomini di buona volontà, questa è l'unica riforma possibile per l'Italia che può in maniera molto tranquilla fare avvicinare la gente alla politica, perché come sa bene la senatrice Mattesini, la gente non va più a votare perché non può più scegliere, non può più scegliere, e questo capisce bene che è un, come dire, un danno grosso per la nostra democrazia. Allora, Donella Mattesini, l'ultimo minuto.
Io invito i cittadini ad andare a votare, votare sì, perché votare sì vuol dire semplificare le nostre istituzioni, vuol dire renderle più efficaci, più trasparenti, leggi fatte in tempi più rapidi, vuol dire avere la consapevolezza e la certezza di chi fa cosa, non in questo mare magnum in cui nessuno è responsabile e tutto si giustifica. Quindi trasparenza, partecipazione, semplificazione. Questo vuol dire dare una grande stabilità all'Italia. Invece, se vince il no, ci sarà sicuramente una fase, intanto comunque diciamo, dimostreremo di essere un paese che non vuole cambiare, mentre noi sappiamo che il cambiamento è indispensabile e necessario per migliorare appunto il funzionamento delle istituzioni. E questa riforma, anche nella parte del titolo quinto, semplifica e dà rafforza al sistema Italia, naturalmente con la possibilità che questo porta con sé, che è quello di un nuovo, base per poter avere un nuovo sviluppo economico, per avere più posti di lavoro e per avere anche grandi risparmi, che con il titolo quinto, togliendo questa pluripartecipazione di mille modi delle competenze delle regioni, noi avremo un risparmio importante. Quindi chi vota sì vuole il cambiamento, vuole l'efficienza dello Stato. Calamandrei ha sempre detto che quando si modifica la Costituzione il governo, il Presidente del Consiglio non deve stare nemmeno nei banchi del governo in Parlamento. Qui purtroppo si è assistito all'esatto contrario, quindi è il governo che ha portato avanti anima e corpo questa riforma ed è il Presidente del Consiglio che è da maggio che ci parla di questo referendum parlamentare che volutamente è stato spostato fino all'ultimo e quindi è venuta fuori una campagna elettorale lunghissima, estenuante, che secondo me in un momento drammatico come questo tutto serviva a questo paese fuorché questo. Quindi io credo che per quanto riguarda poi il fatto che lui se ne vada o non se ne vada o si dimetta e riceva di nuovo l'incarico, questo lo deciderà il Presidente della Repubblica, deciderà lui. Allora io credo che questo paese con questa Costituzione è stato garantito 70 anni di crescita, 70 anni di benessere e anche di democrazia. Certo, si può migliorare e si può sempre tendere al meglio, però io credo che la Costituzione è di tutti, è un bene comune e tutti ci si devono poter raffigurare, sentire a casa loro. Questa riforma, comunque vada, sarà di una parte della popolazione e questo è un dramma e costituisce un precedente drammatico perché vuol dire che qualunque maggioranza che verrà anche in seguito si modificherà la Costituzione a suo uso e costume e questo è un precedente assolutamente da evitare. In più, proprio perché è stata fatta in questo modo così frettoloso, è una riforma confusa che creerà che renderà difficile proprio il funzionamento delle istituzioni. Quindi un appello accorato a votare no, evitiamo questa riforma e poi impegniamoci successivamente tutte le forze sane in questo paese eventualmente per modificare e correggere quelle parti che si ritiene necessario e nell'interesse di tutti. 3 minuti e mezzo più o meno per Dindalini e per concludere. Ma intanto uno dei meriti di questa riforma è che il Paese in queste settimane sta discutendo in tantissimi luoghi per il sì o per il no, per i motivi e della nostra Carta Costituzionale. Pensate, siamo arrivati al punto che un esponente 5 Stelle ci dice che la sanità funziona, che il nostro Paese è cresciuto in questi 70 anni e che le cose vanno così bene che non c'è bisogno di modificare la Costituzione. Io credo invece che proprio perché le cose possono andare meglio e debbano andare meglio, dobbiamo assumerci una responsabilità di cambiare, di non lasciare le cose così perché è troppo semplice lamentarci e basta, occorre una volta per tutte cambiare. Penso che l'opportunità che abbiamo di fronte il 4 dicembre è un'opportunità storica, cioè l'opportunità di rendere per la prima volta più semplice il nostro sistema parlamentare, di eliminare alcuni sprechi come il CNEL, così come le indennità dei senatori che oggi ci sono in Italia tra le più alte d'Europa e penso che sia l'opportunità anche per dare una nuova credibilità a questo Paese. Viceversa, se vincesse il no, credo che si aprirebbe una fase complicata, non perché la Costituzione non garantirebbe più il funzionamento, perché ce l'ha garantito per 70 anni, ma perché inevitabilmente con la vittoria del no ci sarebbe una crisi politica cosiddetta al buio, che lascerebbe ampio spazio probabilmente a un ritorno
ritorno delle speculazioni finanziarie e anche la necessità di tornare punto a capo, cioè questa riforma che è stata il frutto di sacrifici e anche di mediazioni che non convincono neanche del tutto neanche chi l'ha proposta inizialmente, sarebbe costretta ad essere rimessa alla casella iniziale, cioè a tornare a fare nuovamente accordi tra tutti i partiti politici presenti in Parlamento per provare a scriverne un'altra volta un nuovo testo. Ecco, io penso che l'occasione c'è, sicuramente non si può peggiorare lo stato delle cose, il rischio che avremo è quello che rimangano così, ma io credo, essendo uno che pensa anche positivamente, che invece le cose possono cambiare e può avviarsi una nuova stagione anche per il nostro Paese.